da 2 minuti, dello stock che mettiamo sia sul web che negli spot televisivi. L'ho fatto in 5 lingue e hanno annunciato l'uscita del disco l'11 novembre 2011 e anche le date del tour. Però vabbè, le immagini sono girate molto bene, ha fatto Gaetano Bozzioli. E la storia è di questi ragazzi che si riuniscono e vanno a ricostruire fisicamente delle lettere che formano il mio nome. Dalle città diverse? Sì, da città diverse. Ho girato un po' in Italia, un po' a Berlino, un po' in America. Quindi molto carino. Non l'ho mai visto te, vero? Bello questo qua. Ed è uguale, identico in tutte le lingue? Sì, ho scritto un discorso. Sentiamolo in italiano un attimo. Dopo che abbiamo girato questo video, ho cercato di fare una cosa che volevo, che sentivo comunque. E ho cercato di adattarle, per come l'avevo scritto inizialmente, che non avevo ancora il montaggio, di adattarle poi a come è stato montato e con il significato che volevo dare. Cioè, volevo parlare del ritorno, chiaramente. Tra il passato e il presente. Quindi che lingue sono? Un pensiero che si. Italiano, francese? Portoghese, spagnolo e inglese. Ma trovo un percorso differente per raggiungerla. Il ritorno è l'idea di arrivare lì, dove tutto è cominciato. Ah. In un modo nuovo. Inedito. Ti piace? Ti piace? Bene, e così è in tutte le lingue, insomma. È stato un lavoro abbastanza lungo, ma molto interessante. Gaetano, no? Gaetano, con tutti gli attori che abbiamo selezionato, abbiamo cercato dei ragazzi che rappresentassero effettivamente il tipo di pubblico che ho. Gli ho fatto vedere un po' di foto dei ragazzi dei concerti, quindi c'è cioè, della gente che assomiglia a dei ragazzi che ho visto durante il tour. Carino, non vedo l'ora! Bello. Ci vediamo presto, ciao! Hi, this is Laura Pausini and I am very excited to be, for the very first time in my life, in Australia. I'm waiting for you on February 13 in Melbourne and February 14 in Sydney, Valentine's Day. I'm going to perform the most important songs of my career. I can't wait to be there. I'll see you there. Un bacio! Arrivederci. Oi Fiore! Non mi sono dimenticata, Vengo presto. È che se, da quando sono qua in America, mi sveglio sempre quando è mattina da te, alle 6, quindi sono pronta. E poi a quest'ora a chi posso pensare se... Se non te! Ah, se non te! Lascerò che sia il tempo a decidere quando verrò. Lascerò all'istinto e dall'alba mi presenterò. Fiorello, fiorello. Le voci che state sentendo sono delle persone che insieme a me stanno realizzando il disco che uscirà a novembre. Ci troviamo adesso a Los Angeles, dove facciamo l'ultima fase del nostro lavoro. Abbiamo Mati,
No, Mati, non si può fumare, lo sai che non si... No smoking at all. Vado fuori. Ah. Ecco qua invece Alex, pronto a... Oggi abbiamo una riunione sul routing del tour. E lui, eccolo. Abbiamo il nostro amico Benini, nonché... The manager of the year. Quello Riccardo Benini vero, perché questo è vero, guardatelo bene, perché in giro ce ne sono tantissimi di Riccardo Benini, ma no, non c'entra niente con noi, ecco. Benini A, Benini 1. Lei è la nostra Rory, che si occupa del travel book e sta controllando, insomma... Flight to Los Angeles. Flight to Los Angeles. Noi siamo già appunto a Los Angeles, aspettando i ragazzi che hanno vinto il concorso. E Marzia... Lei è un po' la nostra Clerici, la nostra... No, la prova del cuoco no. Vabbè, insomma... due cose proprio. Questo è frigo. Io di tutto questo cosa posso mangiare? Niente. Adoro! Allora, ragazzi... Eh? Tutta quella roba lì. Ah, è vero, c'è la mia dieta. Adoro la mia dieta. È straordinaria. Vabbè, non ve la faccio vedere, vi evito i prodotti. Vabbè, le abbiamo raccontato tutte le nostre cose. Basta. Noi ci stiamo preparando per una riunione e nello stesso tempo. Già. Vabbè, siamo tutti passi. Qua non si sa. Vuoi salutare? Metto le calze. Perché? Ho perso la valigia e quindi... Abbiamo anche avuto questa esperienza. Allora, baci a tutti da Los Angeles. Come vedete qua è bellissimo. Ci aspettiamo il meglio. Iniziamo il master e poi ci si vede prestissimo. Ciao! O show vai stare una mega produzione. Aqui no Brasil, Helios disegnaram un spettacolo especial para Brasil. Che sarà un po' differente dallo spettacolo che tengo in Europa, ma sarà molto speciale. Quando io assisto al mio show mirando la televisione o DVD del mio show, incontro una persona molto più forte di quello che io acredito di essere. Queridos amigos y fans, muchas gracias por ese premio. Estoy sumamente honrada de recibirlo por todos ustedes. Me siento emocionada y realmente feliz. Gracias con todo mi corazón. Chao. He sentido aquí donde aquello que no soy hoy lo asumiré por ti. Esa casa iluminada donde siempre te haya. Gli italiani che vivono qui e tutte le persone straniere, per me che sono italiana, che mi hanno accolta e amata da quando avevo 18 anni. Laura, ho il grande piacere di consegnarti un premio speciale questa sera. Laura Pausini ha 4 milioni con Tracker von Haus, dopo like 700.000 in Deutsch, wie zum das macht du ein Bonkrist. Quello che mi dicendo sempre a studere adesso è chiaro. Con oltre 40 milioni di dischi venduti, appunto, riceve adesso questo riconoscimento. Il premio è molto pesante, riceve che è un po' pesante. Pausini. 20年精选世界巡演去年12月在意大利拉开帷幕，先后在罗马和米兰举行9场演唱会。今年2月1号开始的海外巡演将历时1个多月，足迹遍及法国、西班牙、巴西、墨西哥、美国和加拿大等10个国家。劳拉·保西尼是意大利流行乐坛最受欢迎的实力女歌手。 20年前，年仅18岁的她凭借成名曲《孤独》一举夺得第43届意大利全国歌唱比赛年度最佳新人奖，从此她的歌唱事业蒸蒸日上，并很快跻身国际巨星之列。至今，在意大利流行乐坛女歌手中无人能出其右。保西尼早期的歌曲还曾被多位华语歌手翻唱，其中包括内地女歌手陈明和台湾男歌手林志炫等。 保西尼说，他希望有机会能在中国开演唱会，并邀请这些歌手和自己一起演唱。 Sinceramente io non sono mai stata in Cina e non vedo l'ora che qualcuno mi inviti. Quindi per favore
fatemi venire. Non voglio venire solo in vacanza, voglio venire a cantare. Io vorrei tantissimo. Magari potrei invitare questi amici che hanno cantato le mie canzoni e sarebbe bellissimo poter fare con loro un mio concerto lì. 为了表达自己来华演唱的诚意，宝希尼还专门利用采访前的几分钟时间学习了一些中文单词，悉心地让记者纠正其发音，并通过我们的镜头用中文为国内的歌迷首次献唱。 Du hast ja linige Gusche, zwischen Löcher und Schuh. Wappen noch mehr, Juni. 在20年的演唱生涯里，宝希尼曾用意大利语、西班牙语、葡萄牙语、英语和法语等多种语言演唱歌曲。 Ciao a tutti. Prima di tutto scusate se non sono con voi oggi, ma mi trovo a Dubai dove sto registrando il mio nuovo video e purtroppo non posso condividere con voi questa giornata, ma siccome sono una amica e studentessa, posso dire, allieva e fan del dottor Fussi, ho deciso di fare questo messaggio per portarvi la mia testimonianza su quello che ho imparato in questi anni da quando lo conosco e da quando mi sono interessata di più alla mia voce. E io ho cominciato da sola, senza mai fare scuole di canto, e improvvisamente alcuni anni fa, circa 6-7 anni fa, ho avuto un problema alle corde vocali che solamente grazie al dottor Franco Fussi sono riuscita a risolvere. E altri professori mi avevano comunque previsto abbassamenti di tonalità, grandi problemi per quanto riguarda le stesure delle mie canzoni, o comunque prevedevano per me delle operazioni costose e difficili da accettare anche psicologicamente. Con lui invece sono riuscita a guarire e a conoscere delle nuove vocalità in me grazie alla logopedia e ai consigli che appunto lui mi ha dato. E in questi anni ho anche scoperto che la mia emissione vocale si è fatta ancora più duttile e consapevole, e credo che questo sia sul piano tecnico che sul piano della qualità timbrica derivi dal fatto che l'esperienza e gli esercizi che ogni volta cerco di ricordarmi di fare mi stanno insegnando. Certamente stare ogni notte su un palcoscenico e scoprire attraverso un concerto che cosa significa dare me stessa attraverso la mia voce nei primi anni della mia carriera mi ha un po' spaventata, e invece ultimamente mi sento molto più sicura di me e ho avuto anche la possibilità di provare nuove emissioni vocali e di trovare un suono che prima probabilmente non avevo il coraggio di ricercare. E, per esempio, lo stile nel quale oggi mi ritrovo di più, o comunque che mi interessa di più scoprire, è il falsetto, perché fino a 3 anni fa non solo non lo utilizzavo, ma proprio pensavo di non averlo. E di conseguenza in questo periodo sono molto affascinata da tutto quello che è il cantare in maniera più soffice, più delicata, anche nelle note più acute. Credo che sia veramente importante seguire l'istinto. Io ne faccio una mia caratteristica non solo nella voce, ma anche nel mio modo di vivere, e di conseguenza voglio che le persone che ascoltano la mia musica mi conoscano per come sono davvero. Quindi molto spesso, anche se cerco di curarmi, commetto degli errori attraverso questo istinto. Per questo motivo ho cercato, attraverso il dottor Franco Fussi, ma anche la sua logopedista Tiziana Foschini, di darmi delle regole e di darmi così un po' più di disciplina, perché spesso quando si è molto impegnati in tournée o in viaggi promozionali, quindi l'impegno vocale è costante e faticoso, mi ritrovo a
non poter gestire come vorrei la mia voce. Quindi attraverso questi esercizi che loro mi hanno insegnato sono riuscita per esempio a cantare quando ho la febbre o quando ho un abbassamento di voce senza utilizzare medicinali troppo forti come sono il cortisone che per circa un anno dal 94 al 95 ho usato e che mi ha distrutta. L'unica così, medicina, anche se in realtà è una medicina omeopatica, che continuo ad usare quando sforzo molto le corde vocali è il linfomiosot. E a questo punto penso che il dottor Fussi faccia una faccia un po' strana perché sono tanti anni che mi ha dato questo medicinale e probabilmente chissà cosa è uscito nell'ultimo periodo, ma io è da un po' di tempo che non lo vado a trovare e so che non vede l'ora di rimproverarmi per questo. E dico questa cosa perché è molto molto importante per noi che utilizziamo la voce farsi vedere, andare da dei professionisti e comunque tenere sotto controllo il nostro muscolo più importante. Io quando ho cominciato a cantare non sapevo neanche che le corde vocali fossero due e forse dovrei evitare di dirlo, ma proprio perché preferisco spiegare da che basi sono partita, cioè dal niente, dal fatto che per me la voce era una cosa naturale, come muovere una mano, come aprire gli occhi, senza rendermi conto che utilizzandola così tanto e anche in maniera sbagliata, poi a volte mi è successo di rovinarla. Per fortuna ci sono queste nuove tecniche di logopedia e foniatria che realmente possono aiutare e prevenire anche le persone che fanno il nostro lavoro e che a volte non sanno usare benissimo le corde vocali. Mi sono presa degli appunti, ma non voglio fare la maestrina, per cui salto tutta una fase un po' noiosa, che poi forse affiderò al dottor Fussi. ecco, questo lo voglio dire, perché il dottor Fussi mi ha chiesto di spiegare quali sono nel corso della carriera le cose che vanno seguite per la salute vocale. Nel mio caso la cosa più importante è dormire almeno 8 ore.